Buon giovedì 28 settembre, ancora una volta con Alina registriamo la riflessione del giovedì e diventerà, almeno lo spero, una abitudine perché ci porta fin dal mattino a incontrare l'argomento della scuola del giovedì. Questa volta parleremo della ricaduta, titolo semplicissimo, tutti possiamo comprenderlo. Ma temo che non tutti, anzi quasi nessuno, vorrei dire nessuno di noi è disposto ad accettare la complessità che contiene in sé proprio il tema della ricaduta che ci riporta alla perseveranza nella realtà dei club, vino e fiori, proprio perché non saremo mai sicuri di aver raggiunto definitivamente la sovranità, anzi. Nel corso dell'esperienza impariamo che la ricaduta, per quanto dolorosa, tragica, a volte anche insopportabile, se la reinterpretiamo alla luce del pensiero ecologico, sociale, antropo-spirituale, rappresenta un messaggio che spinge all'apprendimento. Impariamo molto di più dalla ricaduta che dall'astinenza. E questo ovviamente non significa celebrare la ricaduta e soprattutto non riferirsi soltanto alla ricaduta tradizionale che riguarda l'assunzione di una bevanda alcolica o tornare a scommettere o usare una sostanza psicoattiva legale o illegale dopo un tempo di astinenza. No, riguarda anche il modo di pensare, il modo di vivere l'esistenza, il modo di interpretare le relazioni, se queste sono all'insegna della condivisione o dell'autoreferenzialità, perché spesso incontriamo anche proprio nel campo delle ricadute che sono evitate attraverso una orgogliosa astinenza, troviamo quello che ci ha insegnato, l'abbiamo ricordato in più occasioni, Gregory Bateson, che rovescia il rapporto, l'abbiamo già detto, ma è bene ripeterlo perché repetita iuvant, ma soprattutto perché facciamo fatica a comprendere come tutto sommato il rischio è che nell'astinenza si creino le precondizioni della ricaduta e che nella ricaduta invece si possa trarre tesoro per evitare concretamente a ritornare sulla vecchia strada, che non è fatta solo del comportamento del bere, tenendo come esempio l'alcolismo, ma riguarda soprattutto il nostro modo di porci relativamente alla realtà relazionale, a se veramente abbiamo saputo e trovato il coraggio di abbandonare il vecchio schema della cultura dominante che è radicalmente egocentrica, incline all'idea del potere, del controllo, volere, potere o potere, volere, non lo so, tutte queste espressioni che troviamo, questa incitazione che si dà al soggetto definito impropriamente alcolista, prendi in seria considerazione la tua forza di volontà. Cerca in tutti i modi di astenerti dall'uso dell'alcol. Sii forte. Questo è il messaggio culturale che diamo. Ma quel messaggio culturale, proprio in quel sii forte, porta inevitabilmente a rinnescare ancora una volta la battaglia con la bevanda alcolica, adesso sono veramente forte, per quale ragione non dovrei in qualche maniera sfidarmi proprio con la bottiglia? Questo è contenuto in maniera piuttosto complessa, ma in maniera molto chiara, proprio nel saggio di Gregory Bateson, Cibernetica dell'io e teoria dell'alcolismo. Pertanto, da questo giovedì, poi vedremo come trovare altre sfumature interpretative, fino ad arrivare al seminario, perché voi sapete che il seminario è un'occasione, nel mese di ottobre, anche per riflettere sul titolo del congresso. La vita non dipende. Ma questa frase, la vita non dipende, significa dover fare i conti che se noi vogliamo veramente onorare la vita, dobbiamo porci in una prospettiva di riconoscere che la dipendenza non è una malattia, è una condizione umana rispetto alla quale anche i nostri tentativi di liberarci dalle dipendenze portano anche a comportamenti dissipativi, portano a ostilità nei confronti del prossimo.
E quella ostilità qualche volta la troviamo anche nella celebrazione dell'astinenza come espressione della forza dell'io, perché qui è il punto critico e cruciale che mette in evidenza come la visione ecologico-sociale antropo-spirituale lavora veramente per cambiare questa cultura. Una cultura egocentrica, antropocentrica, che non ha nessuna intenzione di lasciarsi andare alla vita che non dipende. Ecco, questi sono alcuni degli argomenti che affronteremo alla scuola di oggi pomeriggio e poi anche nelle altre due occasioni che ci porteranno il 5 e il 12 di ottobre ad avvicinarci al seminario del 15 e poi soprattutto a condividere un'esperienza collettiva. Anzi, termine collettivo lo cancello subito ricordando Simone Weil, assembleare di condivisione che è rappresentato dalla esperienza del congresso dei club, al quale, se non vi siete ancora iscritti, fatelo. Cercate di venire almeno un giorno, perché è una occasione straordinaria proprio visto il titolo, che ci parla veramente di come noi dovremmo imparare a porci nei confronti della vita, accettare la trascendenza che mette radicalmente in discussione le nostre presunzioni di essere potenti e controllori relativamente al divenire. Questo porta a condizioni belligeranti anche relativamente alle relazioni, a contrapposizioni belligeranti, anche se siamo astinenti. Alina, cosa ne pensi? Allora, il titolo, intanto vorrei leggerlo, il titolo della scuola di oggi pomeriggio, così iniziamo proprio da lì. Vita e natura, la vita non dipende. Quando la sventura è una fortuna e quando la fortuna è una sventura. Il rovesciamento del rapporto intossicazione ed astinenza alla luce del pensiero ecologico e sistemico. La ricaduta. Allora, beh, questo titolo chiaramente mi riporta alla cibernetica dell'io, alla teoria dell'alcolismo. La settimana precedente, alla scuola del giovedì, grazie a un messaggio riportato da Mario Caproni, abbiamo un pochino riflettuto sulla questione della ricaduta proprio negli ultimi minuti della scuola primaria e forse era nata da lì la necessità di fare un ulteriore approfondimento su questo, no? E a me è venuto in mente una cosa successa al club lunedì sera, ma anche in altre serate, sulla questione della ricaduta. E cioè, come diceva Udolin, c'è la ricaduta umida e la ricaduta secca, no? La ricaduta umida quando c'è la bevanda, quella secca è quando si ripropone un comportamento che in qualche maniera spinge alla bevanda senza che ci sia una bevanda in sé. E questo viaggia sugli stessi binari di Gregory Bateson, perché lui rovesciava questo adattamento, era proprio un adattamento inverso il suo, sulla questione della volontà, no? Diceva, è inutile tentare di rinforzare una volontà sì più forte della bottiglia, in questa battaglia tu ce la puoi fare, no? Questa retorica, è inutile rinforzare la volontà. Se poi è la stessa volontà di quell'essere sobri, cioè in quella stessa sobrietà che ci sono i semi, no? Per l'intossicazione, è dalla sobrietà che parte l'intossicazione, nel primo bicchiere, mettiamola così. Quindi rinforzando la volontà non facciamo altro che rinforzare quel particolare stato di sobrietà che porta poi all'intossicazione. E la ricaduta ci ricorda benissimo la fregatura di questo meccanismo, cioè la ricaduta dovrebbe riguardare sì la persona che beve o che fa altri comportamenti dissipativi o che fanno male, ma deve riguardare anche e soprattutto le persone che stanno attorno alla persona che lo fa, perché ricorda alle persone attorno che rinforzare quella parte sobria che spinge all'intossicazione attraverso la volontà è inutile, oltre ad essere inutile è dannoso. E questo fa pensare, perché se noi pensiamo a come viene affrontata l'uso di alcol, problematico, non problematico, come lo vogliamo chiamare, nei sistemi, nelle istituzioni e anche fuori dalle istituzioni, questa è la strada. Si cerca di rinforzare la persona, come se fosse divisa in due, come se ci fosse una parte di sé malata che va controllata da una parte di sé sana.
Sì, e credo che la tua sottolineatura di questo aspetto della ricaduta, che possiamo chiamare secca, che riguarda tutte le persone che frequentano il club, no? Quando c'è la ricaduta scoppia il dramma. Ma quel dramma nasce dal fatto che soprattutto i cosiddetti accompagnatori, guardate che al di là di quello che si dice teoricamente, poi lo schema è sempre lo stesso. C'è l'interessato e ci sono gli accompagnatori, poi ci sono le scuole che cercano di approfondire, ci sono gli incontri di club che cercano di sfatare questo schema retorico e fuorviante, dove si distingue chiaramente normalità e devianza. E questa è una ricaduta, la distinzione tra normali e devianti, tra protagonisti di stili di vita sani e protagonisti di stili di vita malati, sbagliati. Anche in questo vi è una ricaduta che risiede poi anche nell'aspettativa che hanno i familiari, perché si allarmano così tanto, si disperano così tanto, colgono così tanto dolore anziché fare un'operazione molto semplice. Che cosa ho fatto io per far sì che tutto questo accadesse? Per fare in modo che la ricaduta, quella umida, sto parlando, fosse un'occasione di apprendimento dove forse c'è stata un po' di disattenzione, e quella è la ricaduta secca che accompagna sempre quella umida, è inevitabile, è inseparabile, ma lo stesso club quando diventa giudicante nei confronti di coloro le quali ricadono, no? Maschi o femmine che siano, non ha importanza. Quante volte la ricaduta è evidente, il club diventa escludente anche attraverso questa manifestazione della inaccettabilità attraverso la sofferenza vissuta nei confronti di quella persona che sembra quasi averti deluso, sembra quasi aver tradito un impegno preso. Se la ricaduta accade, il club diventa così lontano da quella persona attraverso anche l'espressività del proprio dolore, significa che il club deve fare ancora molta strada e anche il mondo dell'associazione poi a sua volta rischia delle ricadute, anche il mondo dell'associazione nazionale. Beh, non voglio entrare nel merito di quello che No, sta basta, succedendo in infatti. questo momento, ma siamo evidentemente in una condizione di ricaduta colossale, proprio attraverso la simmetrizzazione dei rapporti. Il rapporto tra il cosiddetto alcolista e la bottiglia è un rapporto simmetrico, vediamo chi vince. Alla pari, ovviamente, bottiglia e alcolista, alla pari. E questa simmetria, per Bateson, viene considerata, uso un termine che adesso subito insorgeranno i praticanti della semplicità, schismogenetica, cioè ti porta in una condizione di crescente separazione, di distanziamento. La simmetria è un rapporto nel quale non c'è nessuna disponibilità alla mediazione, e questo accompagna la genealogia proprio della ricaduta secca che riguarda appunto tutti gli elementi del sistema club. Sì, anche perché un comportamento visto veramente da un punto di vista ecologico, sistemico, anche volendo radicalizzare, no? Questa nostra, tentando di radicalizzare la nostra posizione ecologica e sistemica, un comportamento non è mai della persona, ma emerge dalla relazione che la persona ha con il suo ambiente e quindi con le altre persone, perché questo è l'ambiente della persona, le altre persone. E quindi se il comportamento che può essere la ricaduta emerge dall'insieme delle relazioni che la persona ha con l'ambiente, vuol dire che tutti sono coinvolti e la ricaduta non è della persona che beve o si droga o altre cose, ma ci riguarda veramente tutti. Ma non ci riguarda perché dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo aiutarlo. Ci riguarda in origine perché facciamo parte di quell'ambiente da cui è emersa la ricaduta. E questo ci porta ovviamente a un altro aspetto del titolo di oggi, che è quando la fortuna diventa una sventura e quando la sventura diventa una fortuna. E chiederei ad Alina di leggere la nota del capitolo 74 del Tao Te Ching. Sì. 74. Cercare di controllare il futuro, pensare di sapere che cosa è bene o cosa è male, che cosa è vantaggioso o cosa è dannoso.
Luai Nanzu narra una storia a questo proposito. Il cavallo di un povero fattore corse via nella terra dei barbari. I suoi vicini espressero il loro rammarico al fattore, ma suo padre disse: "Come fai a sapere che invece non è una fortuna?" Dopo qualche mese il cavallo ritornò in compagnia di un cavallo selvaggio di razza eccellente. I vicini si congratularono, ma suo padre disse: "Come fai a sapere che non è una sfortuna?" I due cavalli vennero fatti riprodurre e la famiglia divenne ricca allevando cavalli di razza. Il figlio del fattore passava gran parte del suo tempo a cavallo. Un giorno cadde e si ruppe l'osso dell'anca. I vicini espressero il loro cordoglio, ma suo padre disse: "Come fai a sapere che non è una fortuna?" Un altro anno passò e i barbari invasero la frontiera. Tutti i giovani maschi fisicamente abili furono chiamati alle armi e i 9 decimi di essi morirono nella guerra. Ecco come la fortuna può essere sfortuna e viceversa. Chi può dire come gli eventi muteranno? È una domanda che rimane aperta e che appunto ci porta a questa dicotomia tra fortuna o sfortuna applicata a astinenza ricaduta. È un passaggio, capisco, molto complicato, è molto complicato. Facciamo fatica ad accettare tutto questo, ma i club dovrebbero lavorare soprattutto su questo. Il club è una comunità relazionale nella quale si crea un contesto di apprendimento a partire dalla fragilità umana che è rappresentata dalla ricaduta e che mette in evidenza il nostro modo di pensare, di vedere le cose e poi di metterle in pratica. Se invece noi ci concentriamo semplicemente nel successo dell'astinenza come obiettivo, magari anche condiviso dalle istituzioni, ci dimentichiamo che gran parte dei programmi che hanno a che fare con la salute mentale, che cercano di portare una prospettiva di speranza relativamente ai disturbi del comportamento, sono programmi di lunghissima durata che riguardano appunto la gestione degli inciampi che caratterizzano l'essere umano. E questi inciampi per lo più nascono proprio dall'idea del potere del controllo, che molto spesso quando richiamiamo gli altri essere protagonisti di orgoglio nei confronti delle tentazioni, e effettivamente noi ci comportiamo esattamente come l'alcolista di fronte alla bottiglia. Prima o poi abbiamo vinto sulla bottiglia, ma il passo successivo è sconfiggerla per dimostrare che noi non siamo dipendenti dalla bottiglia. Quindi giochiamo sulla tentativo di dichiararci indipendenti, forse trasformandoci in qualcosa che assomiglia alla pienezza della vita. Noi apparteniamo alla vita, non siamo coloro i quali forgiano la vita, noi siamo dipendenti, è la vita che non dipende da noi e che attraverso i tentativi di controllo poi creiamo le condizioni che vediamo, cambiamento climatico, le guerre, la carestia, la fame, l'ingiustizia, nascono proprio da questa idea del controllo e della indipendenza. Riusciamo a dare valore invece proprio alla dipendenza? Cosa dici? Difficile, difficile perché questo termine fa sempre venire un po' i brividi. Nonostante noi ci ragioniamo da anni e pensiamo dipendenza sì, dipendenza no, ma cosa vuol dire, ma cosa no, alla fine è un termine che suscita qualcosa. Ne abbiamo parlato anche sia alla scuola che al seminario la volta scorsa, ed effettivamente da questo termine dipendenza, che era anche molto in voga negli anni 80, quando insomma le persone hanno iniziato ad usare eroina, e sicuramente poi quando le istituzioni e le persone si sono rese conto di che cosa l'eroina facesse alle persone, da lì si è iniziati con questo termine, no? Dipendenza, dipendenza, perché prima dell'eroina, dipendenza non era così tanto utilizzato, neanche con l'alcol forse. E poi è nata questo grande mostro, no? Associato alla morte, all'AIDS, alle malattie.
E da lì è nato anche però il desiderio di non essere dipendente da quella cosa lì e quindi anche il mito dell'indipendenza. Sì, un grande mito anche sul piano educativo genitoriale. Oh, che bello, mio figlio ha 5 anni e è già indipendente. Ha il telefonino, va via da solo. Per carità, segno che evidentemente l'ambiente è molto favorevole, non corre rischi. Ma da qui ad essere indipendenti, poi mi chiederei quando mai siamo indipendenti, autosufficienti, no? Credo mai. Anche perché, sempre riprendendo la teoria di Varela, che è quella dell'inattivismo, forse un giorno potremmo anche approfondire, Osare approfondire osare. questo, eh. E effettivamente, come abbiamo detto prima, le cose non nascono dalla persona, ma gli eventi, i comportamenti, qualsiasi cosa nasce dalla relazione tra la persona e il suo ambiente selezionato dalla persona, chiaramente, no? E in questo, come si può dire che una persona è indipendente perché riesce a fare delle cose da solo, da sola, usa il cellulare, va a vivere da solo? Chiaramente quella situazione, quell'indipendenza, tra virgolette, non è da riferirsi alla persona, quanto all'ambiente tutto, come dicevi tu, perché l'ambiente è sicuro, perché non ci sono macchine che vanno a 300 km/h, è tutto insieme che fa sì che una cosa avvenga. Eh sì, non è tua capacità perché sei una persona particolarmente dotata di un io potente, lo chiaro dell'esistenza, di una potenza straordinaria che diventi indipendente. La strada è radicalmente diversa, è quella indicata anche da questa nota al paragrafo 74 che consiglierei di leggere. È breve, eh. Se ti rendi conto che tutte le cose cambiano, non c'è niente a cui cercherai di rimanere attaccato. Se non hai paura di morire, non c'è niente che tu non possa realizzare. Cercare di controllare il futuro è come provare a prendere il posto del mastro carpentiere. Quando maneggi gli attrezzi del mastro carpentiere, ci sono buone probabilità che tu ti faccia male. Mi sembra che sapienzialità antica, andiamo a oltre 2500 anni fa in cui si scrive questo e questo testimonia che l'Homo sapiens ha ancora tante domande in sospeso fin dall'antichità. Cosa dici? Sì, nonostante tutti i progressi, se le domande sono ancora Ma queste. noi dobbiamo in qualche maniera avere un po' più di coraggio ad affrontare questo tema della ricaduta come fonte inesauribile di apprendimento, non come luogo di paralisi, dove non ce la faccio più, dove si regge il fallimento. Non dobbiamo far sì che il fallimento coincida con la paralisi. Il fallimento è un luogo di apprendimento che ci porta inevitabilmente a mettere atto a un esame di coscienza vero, autentico, nel quale esploriamo dentro di noi tante cose che non abbiamo capito. E vedete, fino alla fine dei giorni saranno più le cose che non abbiamo capito di quelle che possiamo dire di avere compreso. Sì, anche perché da quello che dicono il Tao Te Ching e Gregory Bateson, nella ricaduta c'è il primo passo per la sobrietà e nella sobrietà c'è il primo passo per la ricaduta. Bene, bellissimo rompicapo, che non si capisce poi come si possa uscire da questo. Ma se noi sappiamo reinterpretare la ricaduta non come una patologia, ma come qualcosa di fisiologico all'essere umano, che ci riporta a riconsiderare anche la dipendenza come un tratto fisiologico dal quale non dobbiamo assolutamente tentare di liberarci, no? Ma dobbiamo ascriverlo al fatto che noi, tutto sommato, apparteniamo alla vita che non dipende da noi. Il forzarla a dipendere da noi significa non contemplarla come si dovrebbe, ma fare sì che abbiamo la presunzione del controllo unilaterale sulla vita e sull'esistenza, il che crea sempre grandi disastri e impedisce poi di procedere anche nella ricaduta con una gioiosa predisposizione ad approfondire in termini di apprendimento. Ecco che allora i club potrebbero diventare un pochino più accoglienti. Bene, Bene? vi auguriamo una buona giornata allora e ci vediamo oggi pomeriggio.